no, no, non si può fare. La luce all'interno viene messa per scaldare la pelle, perché la pelle, essendo naturale, questa è una dolla, è un tamburo della famiglia delle darbuche, in terracotta, in pelle naturale, è la sorella più grande delle famiglie delle darbuche, la misura più grande, è quella che normalmente nella musica tradizionale tiene il tempo. Io sono nato a Brescia, mio padre è greco, mia madre è italiana, ma sono sempre stato spedito dai nonni in Grecia fin da piccolissimo, e quindi ho diviso la mia vita tra l'Italia e la Grecia fin dalla tenera età. Questo è un rick, è il tamburello della musica araba fondamentalmente, lo troviamo in Egitto, in Turchia, in generale nei paesi arabi. Il ritmo indiano era quello del brano, però il pandeiro mi piace usarlo spesso per questo genere di musica, perché è molto definito rispetto a un tamburello, si sentono tutti i colpi. E quindi è un uso, forse volendo, improprio dello strumento, però non mi dispiace. Io ho iniziato a suonare in realtà tardissimo. Io mi sono seduto per la prima volta su un cajon all'età di 26 anni, adesso ne ho 35. Prima non avevo mai toccato uno strumento, se non a scuola, il flauto o nelle serate con gli amici picchiettando su una cassetta di legno. Quindi in realtà il mio avvicinamento alla musica è stato tardivo e molto intenso, per poter recuperare gli anni perduti successivamente. Questo è un dumbek turco, è la versione turca della darbuka, ha una forma diversa perché ha una cornice con le viti, e originariamente aveva anche una tecnica tutta sua, fatta di snap con le dita. Adesso è andata un po' a perdersi, nel senso che molti la suonano come si suona una normale darbuka egiziana, però ha un suono leggermente diverso. Si usa nella musica ottomana, nella musica appunto proveniente dalla Turchia, da quella zona lì. Sì, è uno strumento che magari qualcuno ha visto per l'appunto nei matrimoni nei paesi balcanici, esiste un po' in tutta l'area dei Balcani, nel nord della Grecia, in Turchia, in Libano, in alcuni paesi arabi.
ha tanti nomi, Daul, Davul, Tapan, Dauli, dipende. E non è altro che una gran parente della gran cassa. Da una parte ha un battente che suona le note basse, e dall'altra invece si usa un nervo, questo è di plastica oppure naturale, su una pelle molto più tirata, che ha un suono acuto. Io ho iniziato a studiare percussioni tradizionali, non mi piace tanto il termine etnico perché tutto è etnico, nel senso, ho iniziato a studiare le percussioni della musica popolare, della musica tradizionale, e spesso nella musica tradizionale la funzione della percussione è proprio quella di dare il ritmo, di tenere il ritmo. L'idea di uscire dal ritmo, di far diventare determinati strumenti tradizionali degli strumenti solistici o degli strumenti che escono dal pattern ritmico, è una cosa più moderna. Ad esempio, nella musica egiziana esistono le percussioni che accompagnano la danza e c'è un solista, ad esempio, che segue i movimenti della ballerina e il solo è quello, non è faccio quello che voglio sopra un ritmo in quattro quarti, ad esempio.